Daniela? Ma Francesco? È arrivato? Eccolo qua. No, secondo me è ammalato perché gli stava poco bene l'altro giorno. Francesco? Sì. E allora, buongiorno. Sì, ma sento io, stai registrando? No? Sto. Stavo dicendo nella mia lingua madre, sento Dio registrare. Sento Dio registrare. No, dai. Dai, dai, forte, forte Francesco. No, no, no. Cos'hai oggi? No, no. Cos'hai oggi? Sono arrabbiato. Con chi? Con le clienti no? Ah, con le clienti no. Comandi? Dammi qua. No, 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 dammi qua. È stato sotto il sedere di una gallina. Guarda, non registrare, per piacere. Siamo... No, siamo in diretta, Francesco. Come faccio a registrare? Va bene, dai. Va bene. Buongiorno, santa giornata. No, aspetta, allora sorridi, diceva Sol Elvira, non ti manca niente, la moglie ce l'hai, il figlio ce l'hai, anche due nipotini e anche i debiti. Santa giornata a tutti, che il Signore vi benedica. Ma buongiorno, i crediti fanno tasse, è meglio avere debiti che sì. buongiorno. Volevo partire fra 2-3 minuti, il tempo di stemperarmi. Non c'è tempo. No, c'è il tempo. C'è fuschia fuori, c'è un po' di fuschia, non c'è il sole. Allora, buongiorno, perché sono arrabbiato? Arrabbiato, sono infervorato. Stamattina, nella. Sì, ecco, dico, sto registrando di mattina tardi, perché poi, ecco, forse andrà in differita oggi pomeriggio proprio. Perché devo andare a un appuntamento, adesso finisco subito, devo andare a un appuntamento a pranzo in zona Mantova con dei fornitori per poi acquistare forse le cose bellissime. Spero che mi rallegrino la giornata. Allora, cosa è successo stamattina? Vado al bar, con la mia bella colazione. No, e c'erano sedute delle signore giovani che erano tutte felicissime perché fanno la... organizzano la festa di Halloween nell'oratorio del loro paese. Allora no, cioè, allora la festa di Halloween, io pensavo che la festa di Halloween le facessero sui circoli privati, sì, discoteca, ma nei pub, nell'oratorio. Allora, da abito Rovigo, no, e abitiamo Rovigo, abbiamo, a proposito, perché abbiamo, ecco, i punti vendita, uno a Rovigo, in viale Portalice 44 Rovigo, e uno a Este, sempre, uno a Este, dove stiamo trasmettendo, in via A Teste 3-C Este Padova. E quindi qui sotto ci sono i numeri di telefono, WhatsApp, per se volete contattarci, messaggiarci, chiamarci, quello che volete, poi ne entro per fare ordini, e se non vi rispondiamo tramite messaggio oppure perdiamo la telefonata per chiamare, in certi momenti abbiamo negozi bene, per fortuna, di clienti, vi richiamiamo, tutto entro in giornata subito, entro un'ora per le chiamate, invece per i messaggi entro le 24 ore. Anche perché, scusami, una cosa importante, noi siamo sempre un'azienda di famiglia, sì, ci siamo da 40 anni, però sì. Siamo sempre nei quattro che lavoriamo. Stamattina in macchina, mentre venivo appunto perché sono stato prima sul negozio di Rovigo per prendere delle cose, per portarle qui ordinate, e abbiamo sempre la famosa app Maya che ma l'avete ancora uccisa sta app Maria, cioè, che sta disturbando i cameraman. Adesso io non voglio far vedere niente, però ragazzi, ho appena ucciso una zanzara. Ah, vabbè, insomma, siamo nella, non abitiamo a New York, abitiamo a Bassa. E allora, ascoltavo i Nabucco stamattina. I Nabucco? Sì, di Giuseppe Verdi, no? Questo, no, sapete, va pensiero, no? Cioè, no, bisogna essere si chiama polifonici. Come si chiama? Polifonici. No, nel senso di spaziare, spaziare, no? Va bene, io cantavo, questo, per fortuna, ecco, mi ha tirato un po' su il Nabucco, insomma, di va pensiero, no?
Va pensiero. No. Ah sì, sì, no, ecco mi... perché non me la ricordavo, perché qualcuno voleva farne inno. Perfetto. Nazionale. No, 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 fermo. Va pensiero. No, perché ali dorate, no. No, no, va pensiero su quella parte del clero. Che organizza le feste di Halloween sugli oratori. Ah. Secondo me. E dopo, io vorrei dire bip, 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 bip. Potrebbe essere una trappola, nel senso, organizzano la festa in oratori, ma poi. No, magari. E invece, sulla festa degli oratori, esatto. Sai, sapete, si fanno la festa degli. Santi, quella santi. Serata lì, perché, allora, mi sono già, vedete, ho tirato fuori, qualcuno mi ha detto, ma è vero che hai il vestito per fare, era vero, stamattina sono andato sul mio reparto, purtroppo era tutto stropicciato, però lo sto preparando, poi la Sabrina che ha studiato al Corradini, ha studiato arte, no, me la farò adesso dipingere, vedete, ce l'ho, vedete. Per la festa dell'Halloween, che è la serata del 31 martedì. Di martedì sera. Non di nero, non invocare gli spiriti, gli santi. Santi. Stamattina a sentire che hanno organizzato su un oratorio mi è venuto. Va bene, dai. Povero Gesù, dai. Va bene. E poveri anche i sacerdoti che permettono queste cose, perché vuol dire che non ha capito niente, scusate. Vi dico un aneddoto importante, no? A parte scherzi. Su uno dei miei primi pellegrinaggi come organizzatore in cui portavo i pellegrini a Medjugorje, un giorno, cioè durante un pellegrinaggio, uno dei primi anche, perché ho avuto anche la fortuna, entro i primi 10 pellegrinaggi, avere avuto sempre, quasi sempre, sacerdoti esorcisti in pullman come accompagnatori spirituali, come guide spirituali. Sale la mattina, non avevo mai viste, solo sentito per telefono, una mamma con 3 figlie. Che è bellissimo, no? Alla fine le vedevano triste, erano proprio rabbuiate. Ho capito perché. Perché appunto una delle figlie aveva, giocando, scherzando con, sapete, l'acquita, quelle feste. Ouija. Ah? Con le tavole Ouija. Quelle che si... Le tavole per chiamare i morti. Cioè, e alla fine gli è entrato dentro qualcosa in famiglia e hanno dovuto ricorrere, erano 3 anni... che avevano bisogno dell'esorcista, 3 anni, cioè scherzare sì, ma attenti, specialmente se avete bambini, nipoti, bambini piccoli, state attenti, per piacere, perché non si scherza, si dice scherza coi fanti, ma non coi santi. Ecco, questo è veramente, ve lo dico proprio, e mi ha fatto scuola di vita, mi ha fatto, io non, anch'io ero credulone, però ho visto, in questa, cioè, erano veramente distrutte questa famiglia, proprio, per un gioco che invocare cose che non sono lecite. Beh, ma il Signore poi li ha aiutati. Sì, no. Sì, alla fine vince sempre la Madonna, vince sempre Gesù, però è duro, va bene, però non scherzate, dai. 10 minuti di introduzione, Francesco, ma qua dicono, ma vendete tessuti? Non fate catechesi. No, racconto storie di vita. Bravo. Racconto la storia di vita, che storia, è la verità, ragazzi. Bisogna, ragazzi, essere astuti, cioè bisogna essere veramente astuti in questo tempo e difendersi, specialmente se abbiamo figli e nipoti da preservare da certe cose. Scusate, no, perché mi hanno detto ieri sera a una cena, reverendo, domani cosa dici? A proposito, prima, sapete, sono andato a Medjugorje, no? Sono stato la settimana scorsa, allora, prima di andare a Medjugorje, perché sono un peccatore anche io, sono andato a confessarmi, no? E sono andato al santo, a Sant'Antonio a Padova, perché da noi abbiamo difficoltà, lo dico, a trovare... Cioè, hanno appena chiuso anche il convento. Hanno appena chiuso il convento dei frati cappuccini, quindi... E allora ero per lavoro, zone Alto Veneto, ho detto, mi fermo alla Sant'Antonio, così vedo anche la Basilica, un pochino, e poi vado a confessarmi. Il sacerdote mi ha detto, perché mi ha veramente
spiazzata. Dio, a che posto occupa della tua vita? Certo. Lì come se ti voglio lì, certo. A me è una domanda, mi ha fatto molto riflettere queste cose qua, quindi benissimo, dai, vendiamo tessuti, dicono in gergo strazzo, dicono no, guarda, i miei amati tessuti. Allora, cominciamo, dai, scusate se rispetto tutti, però in questo momento sento una missione sulla mia vita. Ok, cominciamo, allora, farò, anche quest'oggi proporrò dei tessuti a prezzi, spero, che voi, cioè, per me bassissimi, no? Ecco, li vendo, ecco, sono tessuti nuovi che non sono mai passati sui miei banchi vendita, no, magari, o erano in magazzino, appena acquistati in quegli ultimi 10 giorni, diciamo, perché, però non sono mai passati per i banchi vendita, quindi dico sempre che posso fare dei prezzi relativamente bassi, proprio perché appunto... Una cosa importante, dimmi. Avvicinati, per fare che c'è qua allora, una cosa importante, no? Ho avuto... ciao a tutti, sono il cameraman, ragazzi, grazie, approfitto di questo piccolo spazio, no? Ho avuto una lamentela di una cliente che lei dice di aver visto nei nostri negozi un prodotto che tu hai presentato a 7 euro, 9 euro, non mi ricordo, ma dopo nei nostri negozi era a 25. Ecco, voglio dire, come ho spiegato a quella signora, che si tratta di due prodotti diversi, sì, ok? Sì. Sempre buonissimi, sempre eccezionali. A parte, a volte si trova anche, abbiamo noi dei disegni che sembrano uguali, a volte, che però, no, guardate, vedete, ho tutti ancora... Il cielo fa, cioè, no. Chiedeteci un'informazione. No. Massimo rispetto per la serietà, perché qui, ripeto, oggi qualcuno si lamenta anche, ma non i miei clienti, i miei concorrenti, perché ma sei pazzo a proporre a prezzi così bassi, no? Rovini la piazza, rovini, no? Ripeto, io invece voglio incentivare le scuole di taglio e cucito e le scuole di sartoria. E anche veramente per chi appunto ha le macchine da cucire della nonna, della zia, della mamma in soffitta, che magari sono piene di polvere, tante polvere spolverate e cucite, comprate da me, non comprate da me, non me ne frega, no, frega niente, sono comprate da me, però se riuscite comprate da me, no, o tramite direttamente, o tramite appunto WhatsApp. Però insomma, comprate in giro, ce ne sono tantissimi di negozi, non sono il solo, anche per fortuna. È giusto insomma a preservare, continuare questa arte italiana dell'arte, del cucito. Va bene? Ok, cominciamo con un jersey, non è una felpettina, però sì, è una felpettina leggera da fare anche pigiamini questa qua. Anche pigiamini, ha un'altezza stratosferica di 100 e 170, altissima, quindi con pochissimi metri, con pochissimo, fate un capo, veramente è in puro cotone, è morbidissima, non è sintetica, è bellissima, guardate anche che disegnini che ha, proprio per fare pigiamini o anche abitini per stare in casa, comodi, ma anche magliettini... magliettine, pantaloncini, è stupenda, vedete che disegno ha, delicato, è simpaticissima. Ecco, dirò dei numeri con dei prezzi, questa è la proposta numero 270 a 4 euro al metro, 4 è una pazzia. Adesso la proposta 271, guardate, questa non è mai passata per i miei negozi, mai, guardate che velluto, non è sintetico, vorrei che se si vedesse, scusate, guardate che brillantezza che ha, vedete, questo l'ho acquistato proprio per le scuole di taglio e cucito, questo è circa un 200 righe, io penso sia un 150 righe questo qua, diciamo, ecco, e a proposito dico sempre questo diciamo che mi tormenta, poi quando mi ascolto dico ma tu diciamo, dovrei pagare pegno. No, avevi promesso 5 euro ogni volta che dici sì. La Sabrina ha già le tasche piene così di 5 euro di mance. Allora,
a parte scherzi, è bellissimo, guardate che lucido che è, e questo era sicuramente che usava una grande firma, l'ho preso appunto su un laboratorio che faceva grandi firme, particolari, guardate, se, e la proposta 271, 4 euro al metro, proprio per incentivare le scuole di taglio e cucito, le scuole di sartoria. E naturalmente ne possono approfittare anche tutti quei clienti, veramente che dico, domanda, come cioè, si sono compra da noi? Da noi si compra o tramite, se andate qua nei nostri punti vendita, o lo dico a est, oppure tramite WhatsApp. Ma in tutta Italia? Tutta Italia, dalla Valle d'Aosta a Siracusa. Ciao Maura dalla Liguria, tesoro, sì, abbiamo tantissimi. Ciao Maura. Tantissimi affezionatissimi clienti in tutta Italia, in tutta Italia, va bene? Quindi, vedete, ne ho un po' di metri, bellissima, 4 euro al metro, velluto in puro cottone, non è cotone viscoso, non è sintetico. Poi, la proposta numero 272, guardate questo jersey, questa magliettina, ecco, questa ha un peso quasi, non dico flanellato, però è perfetta per questo periodo autunnale, inizio inverno. Dici che è quasi cenigliata? Non è cenigliata, però ha una mano calda, una mano. Daniela, scusa, che lei è la che mano ha per te questa qua? Ah, ecco, questa è una mano vellutata, è un effetto cinigliato, effetto, morbidissimo. È morbidissimo, guardate che fantasie ha tutte, mano vellutata. Vedete, però ha questi colori caldi, autunnali, stupenda, cioè ragazzi, e ve lo offro, 4,30? No, 3, 3? 3 euro al metro. 3 euro al metro, una pazzia. Complimenti. Poi, per chi vuole fare le camicie guardatevi le puntate precedenti, abbiamo ancora qualcosa? No, esatto, grazie. Questa sia la puntata numero 14. Vedete, dico sempre magari che chi è la prima volta che mi vede, no? Tagliate i primi 10 minuti, perché certo, racconto sempre storie. Certo. Vere. 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 Però poi, dopo passare 10 minuti, ho offerto tessuti a prezzi folli. Quindi approfittate, andatelo a vedere. Ho ancora delle rimanenze, un po' di rimanenze. Ma ci chiamate e dite: ho visto il tessuto 152. Andiamo a vedere sulla scaffalatura. Ecco, andiamo a vedere sulla scaffalatura se troviamo, se c'è il 152. Di ipotesi, diciamo sì, ne abbiamo, oppure è stato esaurito. Va bene il tessuto. Quindi provate, però ne ho ancora del. Sì, è perché tutte le offerte che noi facciamo, sia quelle che abbiamo fatto in diretta TV sul canale Italia, canale 125, abbiamo fatto luglio-agosto, abbiamo ancora un scaffale proprio riservato, perché ancora ci guardano le repliche, ancora ci chiamano per le offerte strepitose che ho fatto sia sui tessuti che sulla biancheria. A proposito della biancheria, appunto oggi devo andare a vedere uno stock di biancheria che l'avevo finito durante le televendite, ma tanti clienti mi stanno chiamando per adesso lo ripropongo. Ho chiamato oggi sulla ditta e mi hanno detto: vieni su che c'è ancora qualcosa di interessante. Quindi la prossima puntata proporrò ancora, credo, delle tovaglie stampa digitale a prezzi super. Va bene? Allora, questo per fare camicie, sempre per questo periodo autunnale, è un puro cotone tinto in filo, non è stampato, guardate, sia è unisex, si può dire, no? Da uomo o da donna, ha una tinta stupenda, hanno una combinazione di tinte veramente delicate, non è caduta la Sabrina, no? Non è caduta la Sabrina. Sentito un po'. TikTok ho sentito. È in puro cotone, è caduto il mio telefono, spero che vada bello. Alzi i prezzi, il telefono. No. Vabbè, dai. Sì, sì. Aiuto, comunque costano il telefono. Vabbè, puro cotone. Ma guardate, allora scusatemi,
naturalmente perdonatemi No, 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 la manicura, ma vedete è anche stupendo, il motivo. è stupendo. No, 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 è una qualità eccelsa. L'incrocio. È italianissimo, è di una ditta italianissima, famosissima. Sì. Allora, la proposta 273 a 4 euro al metro. Scuole, voglio straincentivare le scuole di taglio e cucito. E se siete nelle vicinanze, portatemi i volantini o delle vostre, Forse. delle vostre che ve lo pubblicizzo, Preciso. va bene? Non ho problemi, anzi mi fa gioia e onore. Allora, poi la proposta 264, questa è una viscosa, guardate, animalier, non è sintetica. Anche questo ha il peso perfetto autunno-inverno, la portate sicuramente fino a aprile-maggio, aprile, insomma, sicuramente, perché ha un peso stupendo. E questa Wow. si vede, il prezzo lo faccio, questa viscosa è bellissima come disegno, guardate, eh? E non è veramente elegante. E la proposta è 274 a 5 euro Ripeto al il numero della proposta. 274. 274 a quanto? 5 5 euro al euro. metro. Sono tessuti che dovrebbero essere venduti intorno ai 15 euro. Questa viscosa qua non è sintetica. Adesso, quando dico, ecco, tessuti nuovi, questo è un tessuto appena scaricato. Guardate, ho ancora i metri. E guardate, io compro, se vado su certi magazzini, compro solo, Made in Italy! ma ecco, c'è il comprare perché l'importazione, Tessuti! Made in Italy! Francesco! Made in Italy! però perché l'importazione Sì, fa molto fa male! molto male, Danneggia la salute! l'economia, ecco, va Danneggia la bene, salute! ecco, ho detto, lo apro, questo è stupendo, e questo è un, guardate, è bielastico, è stupendo per fare pantaloni, ha il peso giusto invernale, d'autunno-inverno, sembra quasi Un camicino. un Ah, velutino, guarda i cavolini in testa, ecco, interno. no, è Bello. naturale questo qua, Bello. sono quei camoscini leggeri, velutini veramente lisci, ma di qualità eccelsa, è stupendo, bielastico, vedete? Quindi a fare pantaloni, specialmente per le signore, stupende, elegantissime, veramente comodissime. Cioè, se voi le portate tutto il giorno, questi pantaloni non vi danno alcun fastidio, anzi, veramente vi fanno sentire meglio. Sono terapeutici, Terapeutici, va bene? Sono giustamente. folli, a dire. Sì, sono anche io arrivo veloce, Sì, esatto, scusate anche prima. Oh, pensiero per una parte del clero. Va a finire che risento l'ambulanza che mi porta via all'estero. I preti che organizzano negli oratori. Siamo alla canna del gas. Siamo. Va bene, preghiamo per questi sacerdoti veramente che si ravvedano. Allora, questo invece non è. Ecco, mi piaceva questo tessuto perché ha un Dubbio. doppio uso, vedete? Non è in seta, però è una. È lavorato a Sakara, insomma, è in Sì, premessa a Sakara, insomma, bellissimo, a bellissimo. rilievo, vedete? Ha un Sì. doppio uso, diciamo, no? O lucido, se volete anche andare per feste o cerimonie, oppure più elegante, più sobrio, vedete che. Vedete? Bellissimo. Anche Bellissimo. questo qua fa vestiti, vestitini e camicie. È nero, bellissimo nero, la proposta 276 a 5 euro al metro. Poi, guardate che jeans adesso propongo. Questa è la proposta 277. Questo vi posso assicurare che l'ho acquistato veramente da una maison di alta moda. Questo è un jeans. Intanto è un jeans, guardate, è un jeans, vedete dove adesso, è alto, sarà alto 140, Ha un glitter sul è velluto. stampato con glitter sul velluto, vedete? È favoloso, bellissimo, è un peso veramente, il classico jeans, questo è un 14 once, 13-14 once questo jeans qua, bellissimo, anche non è duro l'impacchettato.
era stato trattato questo qua prima di fare il libri me, quindi lo vendevo, anzi non lo vendevo, lo aspetta, parola blu, lo volevo proporre a 12 euro al metro, per questa te la vendo, ne ho pochissimi metri, la metà, 6 euro al metro, quindi la proposta 267, non l'ho 4-5 metri. Quindi no. Questo va bene per jeans, giacche, cappottini, qualsiasi, arredamento, casa, cuscini. A proposito, cuscini, poi faccio vedere anche i cuscini, se mi viene ancora. Quindi una follia, la 267, pochi metri, 6 euro al metro, va bene? Pazzo. Questo qua invece è un principe di Galles, guardate. Guardate che principe si fa oggi. Principe di Galles col punto luce. No, no, hanno delle pagliettine intrecciate. Io non so, non vorrei. Ecco, forse oggi qui faccio una gaffa, perché non so se l'ho presentato in una delle prime dirette che ho fatto su Canale Italia. Però quello l'avevo finito e mi sono trovato in magazzino un'altra pezza. No, no, guardate. Si vede? Guardate, guarda, lo muovo, perfetto. Si vede? Sì. Non vorrei fare una gaffe, però insomma, è la proposta 278, 12 euro al metro, va bene? Costerebbe molto, molto più, vedete? Con tutte le pagliettine, con tutte le pagliettine, e per fare un taglierino, un completo, giacca, pantaloni, giacca e gonne, un spolverino, qualsiasi cosa, è stratosferico, è bellissimo, da 278 a 12 euro al metro. Poi uno scuba, ecco, questo qua, che cos'è lo scuba? È un tessuto tecnico che fanno anche i giubbettini, che fanno le giacchine, neoprene, sì, questo è un po' più leggero del classico neoprene. Mi piaceva questa, vedete la fantasia? È bellissima, vede. Vedete questi disegni a... Esatto. Sì, a piedi pool, insomma, grandi, giganti, è stampato digitale, costava 15 euro. Cioè, non costava, l'avrei proposto in vendita a 15 euro, ma ne ho pochi metri e ve lo propongo a 7 euro. Va bene il prezzo? Tutti i tessuti in doppia altezza? No, sì, altri doppi. Adesso ho una cosa che raramente credo che giro, non sul mio negozio, ma in tutti i negozi d'Italia. Ecco, noi siamo. A parte la carta da stampare, che stamattina abbiamo scoperto che la cellulosa. Vabbè. È diventato il materiale più costoso, sì, più dell'oro. Sì. Bene, perché dovremmo andare verso il riciclo. Tutti i prezzi stanno salendo. Allora, se passate per i miei negozi, c'è sempre in tutti i due punti un cestone con tutti i scampoli di jeans. Vado io. Ma vai, perché... Non vado, faccio fatica a camminare perché ho le scarpe nuove e mi fanno male. Sono un umano anch'io, ho sbagliato a mettermi le scarpe nuove questa mattina. Poi mia moglie ha detto che mi dà un bacino sulla guancia, che mi passa tutto, vero amore? Così, col bastone mi dai. No. Hai fatto? Per l'anniversario? Ah, è vero, vieni qua. No, non ti hanno sentito. Cosa hai detto, Daniela? Che? È proprio per l'anniversario. Ragazzi, mi raccomando, ricordatelo anche voi. Ma non so mai che data è il mio anniversario del matrimonio, mi ammazza dopo. Amore, mi fai da mangiare dopo ancora. Grazie. Allora, sui nostri cestoni, vedete, abbiamo sempre sia jeans trattati che anche da trattare in tutti i colori. Cosa vi offro oggi? Dammi un metro per piacere. Hai un metro per piacere, Fede? Sì. Eccolo qua. Allora, dovete sapere che i jeans più famosi al mondo, chi produce jeans al mondo, sono i giapponesi. E quando il tessuto giapponese non è alto 140,
è alto da 110 e 120. Il jeans giapponese originale ha questa altezza qua. Quindi questo è uno dei jeans più famosi al mondo. Però cos'ha questo jeans? Perché generalmente il jeans è puro cotone, sì. No? Puro cotone, non si discute. Questo invece è in lana. Wow. Questo è in lana, questo qua. Questo è un jeans di lana, prima l'ho analizzato, ha circa il 90% di lana. Ho letto anche che era di una produzione importante, diciamo, ha un jeans in lana e anche, guardate, ha in comfort anche. Questo è, guardate il rovescio, è caldissimo. Cioè, potete andare anche a meno di temperatura che avete. Noi, quando andiamo sotto zero con il jeans, di solito fa freddo. Questo è il contrario. Questo veramente è termico. Se per dire. Ecco, se magari anche quelle persone che lavorano al mercato, che hanno lavori, che vogliono essere vestiti in modo elegante, no? Che magari sono le intemperie, un jeans di lana, non dico purissima, ma quasi, quasi pura, va bene? Però è introvabile. Io è la prima volta che lo trovo in 42 anni di attività. In 42 anni è la prima volta che lo trovo. Quindi, però, ve lo dico un prezzo che ve lo regalo, porca miseria. La proposta è 280. 60 euro al metro. 6 euro al metro. Chi acquista, acquista. Va bene? Chi acquista? È introvabile, è unico. Ed è una cosa veramente, è un'opera d'arte questa qua. Questo veramente è una cosa introvabile. Andiamo avanti veloci. Allora, la proposta 281, guardate questo buclerone, diciamo. Oh, ecco. Che colori! Ecco, guardate che colori! Guardate, vedete? Allora. Ha il rosso, il nero, il bianco e il verde. Cioè, ha il rosso bordeaux, diciamo, eh? Vedete, per fare cappottoni, per fare anche giacche, giacchettine, insomma, è 200, la proposta 281 a 12 euro al metro, ne ho pochi metri. 140 di altezza? Sì, sì, certo. Sì, di più anche questo, di più di 140, 150, va bene, andiamo quasi finendo. Oh, altra opera d'arte, guardate, questo è alto intanto 140, è un rasone, un raso di pura seta, guardate, cioè tinta in filo, cioè queste sono le eccellenze, questo è il rovescio, eh? Sì, questo sì, è il rovescio, sì, cioè, sì, vedere, sì, questo sì, è il rovescio. Volevo fare un po' di contrasto. No, 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 lavorato con tutti questi casmirini, questa è un'opera d'arte, perché un rasone che potete fare giacchettine, soprabiti, avete un capo in pura seta, lo volete anche trapuntare leggermente, volete, cioè questo è una roba, è un capo che non ha valore una volta fatto, inestimabile. E la proposta 282, ve lo propongo, una follia, 10 euro al metro, un rasone di pura seta, tinta in filo, un rasone. Guardate, ma guardate che disegno delicatissimo che è. Il Posley, bello. Stupendo, bello, vero? Bello. Ok, io ho quasi finito. Ah, vi voglio fare vedere, quando siamo andati in fiera abilmente, volevamo solo avevamo i banchi strapieni, non siamo neanche stati capaci, tutta la merce che avevamo preparato, neanche capaci di mettere fuori tutto. Avevamo questi tessuti, guardate. Wow. Wow. Da fare cosa? Cuscini, borse, diciamo, ecco, le avevamo acquistate. Però voglio farvi vedere, questo è Made in Italy, questa è tappezzeria Made in Italy, è tutta tappezzeria Made in Italy. Mi sono col pannarello prima scritto su un dito. guardate, ma, cioè, vieni, guarda, guardate che lavorazione ho. Guardate, cioè, una più favolosa, no bella, più favolosa dell'altra. Sono, eccolo qua, non ho problema. Ci sono ci sono italiani che anche ho delle ditte spagnole, però le migliori. Oh. Abbiamo dei velluti, abbiamo. Se voi ci chiamate tramite WhatsApp, no, vi inviamo delle. Dite, vorrei magari
sul grigio, qualcosa vorrei vedere. Ecco, con due pezzi fate un cuscinone grande, più grande, scusate, arrivo subito. Ecco. O cuscinone grande. Ecco, in fiera noi abbiamo proposto tutti questi tipi, questi cuscini qui. Abbiamo ancora quelle che erano appesi. No, non ancora, abbiamo ancora il furgone pieno ancora. Quindi da fare cuscini da fare per dirsi, e anche borse, borsette, borsettine, complimenti d'arredo. È caduto il computer, è caduto prima il telefono e poi il computer, evviva! Ok, e cosa vi dico? Non vi faccio questo prezzo. Non li ho non ancora esposti, nessuno, cioè i clienti non ho ancora visto. Sapete, se ci chiamate, oppure adesso sino, per i nostri clienti locali faremo un gestone. Pronto? Cinque. Va bene? Cinque. Non, ecco, per dirsi non sono mai andati in mente, però ne ho tanti, ho detto Svegliamo. no. Via, prezzi in conto, beh, logico, se acquisto, ecco, umanamente a volte ho 6 dipendenti, ho tutto, Sei famiglia? cioè, ecco, qualcosa devo guadagnarci, però certi articoli, via, pari, ecco, ho un minimo, cioè, devo, perché sono commerciante, poi ho un nipotino, fra poco ne arriva un altro, quindi, va bene. Mi scuso per prima se qualche persona del clero si è offesa. Ah, a proposito. Devono amare anche loro. Sì, però no, però non le feste di Halloween sugli oratori. Questo è Ma sbagliatissimo. sai perché? Allora aspetta, giustamente te dici così perché te l'hanno insegnato loro. Cioè, è il clero in primis che ci ha insegnato di separare. Sì, ma Adesso che c'è sta poi cosa. vabbè. Vabbè. Cosa vi faccio? Volevo farvi il volantino per domani, oggi è? Oggi è giovedì oggi. Giovedì Giovedì 26, 26. cos'è? No. Ecco qua, domani sera vi aspetto tutti che è nelle vicinanze di Rovigo, nella Bassa Padovana, alla comunità Casa di Abra. Ho sotto casa il volantino suo, miseria. Però cos'è la Casa di Abra? Eccolo qua. Ecco, diciamo. Si vede gli ospiti della casa di Abraham con grande gioia, anche il rovescio adesso, ma Sì, so, no, ma gli ospiti della casa di Abraham con grande gioia ed amore vi invitano a partecipare ad un incontro di preghiera. Questi sono i libretti di domani sera che daremo a tutti i partecipanti, con Santa Messa ed Adorazione al Santissimo. La casa di Abraham è una casa di aiuto sociale per ospiti senza fissa dimora e persone con fragilità. Gli ospiti di questa comunità a volte vengono impegnati scusa. su dei lavoretti Certo. e domani sera credo chi verrà all'incontro. Ah, dov'è la casa di Abra? Scusate. Posso dire una No, no, cosa? no, guarda, Tu che ascolti sempre la musica, posso dire una cosa? C'è guarda. stato un grande artista italiano che si è innamorato di Casa di Guarda. Abra. Non posso dire il nome però. Non puoi dire il No, nome, però no, no. la gente, se cerca Casa di Abra, trova gli articoli dei quotidiani, perché è un Sì, sito, se volete informarvi, vi sì, sfidiamo. Vi provochiamo, andate sì. su No, internet uno, e io penso, scoprite il miglior artista italiano che c'è. il miglior rocker italiano si è innamorato di questa casa e veramente, Bluesman, più che rocker, perché il basta rocker dire, sì, funziona no, ad hoc. no, Mentre il no, bluesman. ecco, lui, fermo, no, no, ecco, non sono autorizzato a dire nomi, quindi non è giusto, però, anche perché, sai, quando si parla di volontariato e di beneficenza è giusto che poi, Una mano faccia che l'altra non serve. ecco, capito, però lui vuole fare così, non vuole, però è andato su tutti i giornali locali di Rovigo e ci sta supportando veramente col suo aiuto, diciamo. La casa di Abra è a Grignano Polesium in periferia di Rovigo, in via Stoppazzine 5. Vi aspettiamo numerosi anche domani sera e ripeto, gli ospiti hanno preparato una sorpresina per chi verrà domani sera a Una partecipare. soppressina o una sorpresina? Tutti e due. Una soppressina Ah, sì, perché di solito finito gli incontri di preghiera si fa una cena conviviale, può darsi anche l'asso,
Soppressina. Soppressina, però non so. Quello che c'è, cioè, perché anche lì si vive di provvidenza. Lì si vive di provvidenza, quindi arrivano domani sera e mangiamo quello che la provvidenza, il buon Dio, ha provveduto per questa casa di Abra. Però, grandi, grandi persone sono. Non grandi. Mai una cena di giugno, eh? No, sono, no, no, anche hanno piacere di anche noi, non dico, io non sono, sono, non dico un organizzatore, cioè io organizzo solo gli incontri di preghiera, li organizzo, ecco. Anzi, copartecipo ad organizzare, ecco, non è tutta fine del mio sacco, aiuto anche io, ci sono con la mia, con il mio cammino, con la mia esperienza, insomma, di vita. Wow. Che il Signore vi benedica, santa giornata, veramente domani sera vi aspettiamo. Ciao a tutti, grazie.